Il giallo etologico prima di tutto deve essere un giallo, cioè deve avvincere e tenerci svegli di notte. Il fatto poi di essere etologico magari è secondario, però il panorama dei personaggi si allarga enormemente perché ci sono tante altre intelligenze maligne o benigne al di là di quelle della nostra specie.